Amici di Enjoy Television, questa notte abbiamo deciso di portarvi nella città eterna, proprio di fianco allo Stadio Olimpico, Area il nome del locale, in console Bruno Barra. E come l'ha definito Angelo Cervo, il grande mitico Bruno Barra è tornato! Miezzega, Angelo Cervo ha detto così. Ha detto così. Grande! Grande e grosso! Ha detto grande e mitico. Mamma mia. Poi detto a Roma, mitico è proprio una cosa spettacolare. Mitico. Guarda, sto sudando. Per l'emozione. Ti sei emozionato, eh? Ti sei emozionato perché questa sera, Bruno, in tutti i tuoi tour italiani in cui Enjoy ti segue, siamo arrivati a Roma, siamo arrivati all'Area in questo venerdì che mi è stato detto è top. Sì, l'Area è un locale, uno dei locali più fashion di Roma. A parte dove c'è Angelo Cervo, così ti cambio il favore, è sempre fashion. Quindi io nel mio piccolo, insomma, qualcosa di carino ho fatto. Quindi secondo me stasera sarà una serata spettacolare. Parliamo subito di una cosa con la quale abbiamo iniziato l'intervista, ma dobbiamo approfondire. Sax Enjoyment, produzione, Bruno, raccontami, parlami di questa produzione. Innanzitutto questa è la mia prima produzione, quindi sono entrato adesso nel mercato, sono un pivellino in questo senso. È stata fatta insieme a Matteo Palmieri, che è il mio socio in questa cosa. È giovanissimo, quindi fra breve diventerà uno fortissimo. Quando io invecchio, lui diventa... Sax Enjoyment è un prodotto identificato nei club che faccio, quindi una cosa facile con un groove accattivante, adeguato ai club che faccio in Italia, che sono l'Area, il Pineta, il Saletta Bacchi, il Babel d'inverno, dove siamo stati insieme tra l'altro. Quindi diciamo identifica la musica che faccio in questi club. Da un po' di anni. Troppi. Perché hai aspettato così tanto prima di fare una produzione? Se la prima persona mi fa questa domanda è ti voglio bene. Vedi quel fatto che dicevo prima che sei la numero uno? Dai. Lasciamo stare. In effetti è tutto studiato, nel senso che mi sono prima un po' consolidato in Italia, dopodiché ho iniziato l'iter delle produzioni perché a me non interessava avere il disco in borsa tra virgolette per atteggiarti. Mi serviva il disco per creare un iter che insomma, così, avendo iniziato l'iter nazionale da 4 anni ed essendo entrato nel mercato anche abbastanza prepotentemente, se mi consenti, ovviamente ho molte più porte aperte, tant'è che lo suonano già Gianni Morri, Stefano Penne. Stefano Penne tra l'altro è coautore di questo pezzo ed è un amico mio carissimo che tra l'altro mi ha dato anche una grossa mano, che ringrazio pubblicamente. Quindi questa cosa ovviamente fa sì che il disco viaggi molto più velocemente. Insomma, sai chi dice se vuoi fare il DJ devi produrre, perché se non produci non suoni. Smentiamo questa cosa? Ma non ho mai prodotto fino ad oggi, sono 25 anni che lavoro tantissimo. È chiaro che la produzione ti aiuta ad entrare in determinati mercati, però io l'ho fatta, io sono uno che segue i piedi per terra, sono tranquillo, quindi fa il passo giusto al momento giusto. Adesso mi sentivo pronto per farlo, l'ho fatto e non mi fermo più. Adesso ci hai preso gusto e ovviamente, vai avanti. Ovviamente, il prossimo poi... Che poi vi darò una chicca a breve. Il prossimo... Ah, faccela la chicca. No, a breve, perché vedo anche, me la faccio anche un po' sentire. È proprio bello, bello, bello. Il secondo è proprio una bomba atomica. Bruno, la tua estate, l'estate 2010, io so che c'è Sardegna, so che c'è, io so che domani sei a Ostia, poi la Sardegna ci sei stato ma ci tornerai, Ischia, un sacco di date. Sì, sempre per la gioia di mia moglie che ti dicevo prima. Sì, sì.
No, sarò in Sardegna, faccio il sottovento, il patapata, il free beach, il Cortez, che è il nuovo sopravento, e poi farò il Valentino di Ischia, rifarò il Pineta di Milano Marittima, farò un'altra data dove siamo stati insieme a Riobò, e poi una data a Sharm. Insomma, anche a Sharm però, allora sì, eh? Sì, Sharm, diciamo, ci sono molti italiani che vanno lì, quindi chiaramente, insomma, il DJ italiano bravo, così mi sparo la posa, viene chiamato. Bene Bruno, senti, io sono impaziente, io direi salutiamo gli amici di Enjoy Television e andiamo a sentire questa Sax Enjoyment. Ovviamente, ovviamente, quindi un saluto agli amici di Enjoy Television e Sax Enjoyment a tutti.